Presidente Tonelli, direi che il calcio a 5 in generale esce vittorioso da questa serie finale con un pubblico come questo. Proprio, penso proprio di sì, e ovviamente il pubblico, le squadre, la partita è stata una bellissima partita, poi a un certo punto ha girato per una delle due, ma succede così nel futsal, sono due squadre equilibrate, a un certo punto ha girato. Ci piace valorizzare quello che offre il territorio abruzzese al calcio a 5, un movimento sempre più in grande ascesa, e l'Abruzzo può essere un motore anche per l'intero movimento. Io penso proprio di sì, d'altronde lo puoi vedere nei risultati di vertice, perché comunque il Pescara arriva secondo in una stagione bellissima, il Monte Silvano ha vinto la UEFA Futsal Cup, ma lo puoi vedere anche dal movimento di base grazie al comitato regionale di Daniele Ortolano e di Pierluigi Di Berardino, che veramente hanno operato in questi anni per portare il calcio a 5 a livello italiano e internazionale. Per chiudere, quali saranno le novità, se ce ne saranno, per la prossima stagione a livello, diciamo, nazionale? Beh, noi stiamo già lavorando, ovviamente ci sono due asset importanti, quello di consolidare il sistema anche di vertice delle società di Serie A come quelle di A2 e di B. Questa formula, che per la prima volta era 5 squadre, va verificata in relazione allo spettacolo che ha dato. Ci sarà l'attività, il campionato Serie A femminile per la prima volta a livello nazionale, e soprattutto il pensiero va all'attività giovanile, dove cercheremo ulteriormente di consolidarla con, disponendo delle obbligatorietà non solo per le società di Serie A ma anche per quelle di A2 e di B, come già stanno facendo, per partire proprio dal futsal nelle scuole e nelle scuole di futsal italiano.